Quest'anno appunto si inizierà ancora, è già iniziata l'anno scorso, ma quest'anno sarà più forte un'iniziativa di collaborazione con il Conservatorio, con il Dipartimento di Musica Antica. Veniamo al festival di quest'anno, è un festival dilatato, inizia come già l'anno scorso il 21 di marzo, che è la giornata europea della musica antica, e termina il 21 giugno, che è la giornata europea della musica. Avremo 17 concerti, due conferenze, una tavola rotonda e due proiezioni. Una proiezione sarà dedicata ad un'opera di Jean-Philippe Rameau, di cui ricorre un anniversario, e un film dedicato alla musica francese. La giornata inaugurale partirà appunto al Conservatorio di Cagliari, e sarà una tavola rotonda al mattino dedicata alla musica antica, alla sua evoluzione negli ultimi 20 anni, che sono i 20 anni in cui Echi Lontani è stato attivo, e a cui parteciperanno appunto il maestro Leone e alcuni degli artisti che saranno attivi nelle prime giornate del festival. Il festival quest'anno avrà alcuni punti forti, di cui io anche sono molto orgoglioso, di aver potuto appunto non solamente avere artisti importati sull'isola, ma anche artisti qui di Cagliari. Appunto avremo il maestro Mozzo, che eseguirà una parte delle sonate partite di Johann Sebastian Bach. Avremo per la nostra rassegna scuola dedicata alle scuole di musica antica europee un ensemble in rappresentanza del Conservatorio, del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Cagliari. E poi appunto insieme a maestro Mozzo presenteremo l'integrale delle sonate partite di Johann Sebastian Bach. La metà eseguirà il maestro Mozzo di Cagliari e l'altra metà eseguirà François Fernandez, un artista belga, credo, non francese. I luoghi saranno quelli consueti in cui Echi Lontani si è sempre prodotto negli ultimi anni, quindi alcune delle chiese più rappresentative, alcuni palazzi, per esempio un Palazzo Regio. Approfitto dell'occasione per ringraziare alcune delle istituzioni che ci sono sempre state vicino e ci sono vicine anche quest'anno, per esempio la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Cagliari, la Provincia di Cagliari e la Fondazione del Banco di Sardegna, insieme a molti altri. Le manifestazioni saranno, come di consueto, monumenti aperti, appunto scuola, la Pasqua a Cagliari, la Festa Europea della Musica, la Giornata Europea della Musica Antica e le festività di Sant'Efisio. Ci saranno di nuovo dei concerti d'organo, verrà un ensemble inglese specializzato nella musica italiana del Seicento, che eseguirà un concerto dedicato per esempio a Monteverdi, eseguito su strumenti, non cantato, e appunto madrigali diminuiti per strumenti, per ensemble d'arco. Ci sarà un gruppo di canto gregoriano esclusivamente femminile, cioè formato esclusivamente da donne, che presenterà un nuovo modo, non è un nuovo modo, ma presenterà qualcosa di che si crede di inconsueto, ecco, appunto, perché io anche ho sempre collegato il canto gregoriano a voci maschili, mentre invece storicamente si sa che appunto anche nei conventi femminili veniva eseguito il canto gregoriano, e questo sarà un gruppo formato esclusivamente da donne. Avremo Richard Savino, che era già stato nostro ospite tanti anni fa, 8-10 anni fa, che eseguirà due programmi differenti, uno dei quali è stato proposto per la nomination ai premi Grammy Awards.
un'esperienza particolare in seno all'associazione di cui facciamo parte, che è il REMA, la rete europea della musica antica, a cui fanno parte molti festival, molte associazioni. Abbiamo iniziato l'anno scorso la trasmissione in streaming di questa giornata del 21 marzo insieme a tutte queste altre associazioni. Abbiamo visto che è stata una cosa molto positiva e abbiamo deciso noi come Chilontani, indipendentemente dal REMA, appunto di continuare questa esperienza, per cui abbiamo aderito a questa piattaforma virtuale che si chiama U Sofia, e con un nostro canale dedicato a dei Chilontani, e con cui probabilmente riusciremo a trasmettere in diretta streaming mondiale appunto molti dei nostri concerti. L'altra cosa che avevo dimenticato è che appunto questo progetto Scuola, che è nato adesso 2 anni fa, punta punta a presentare varie scuole europee di musica antica. Abbiamo iniziato con delle scuole internazionali, Germania, Austria, Francia, Inghilterra. Quest'anno è dedicato all'Italia. L'altro dipartimento di musica antica che parteciperà a questa rassegna dedicata è il dipartimento di musica antica del Conservatorio di Cosenza, che sarà qui con un concerto. Quindi Cosenza, Cagliari, e poi vedremo cosa il futuro ci presenterà. Ecco, con questo io... Chilontani, già negli anni passati il Conservatorio aveva partecipato a qualche attività, non come dipartimento, perché il dipartimento è nato poco tempo fa. In Conservatorio i dipartimenti si sono strutturati molto in ritardo rispetto agli altri dipartimenti italiani, e solamente da 2 anni abbiamo un dipartimento che si occupa per tutto l'anno, diciamo, delle attività di musica antica. Tra le attività del Dipartimento del Conservatorio ricordo la settimana degli strumenti antichi, che è una, praticamente l'ultima annata delle iniziative del Dipartimento, che si svolge ad ottobre e che ultimamente, negli ultimi 2 anni, ha avuto, diciamo, un discreto successo. La consideriamo una vittoria, perché il Dipartimento a Cagliari è composto da pochi docenti e comunque molto attivi, riusciamo a fare abbastanza. Certo, il Dipartimento ha tutte le intenzioni di proseguire su questa strada. Appunto, si parlava anche prima di eventuali collaborazioni future, perché abbiamo intenzione di realizzare una serie di conferenze, di incontri con strumentisti nell'ambito chiaramente della musica antica, incontri tra studenti che hanno chiaramente bisogno di capire, di ascoltare, di leggere tutto quello che riguarda, diciamo, le attività della musica antica, e quindi avere un rapporto con i Chilontani può essere solamente utile per noi, e lo vediamo come un futuro possibile sbocco delle nostre attività. Tutta l'attrezzatura. 20 anni, a pensarci è cosa strana. C'è tutto quello che è successo in questi 20 anni, tutti i luoghi storici che abbiamo inaugurato, visto che il festival è musica d'epoca in luoghi storici. Abbiamo inaugurato i concerti Santa Chiara, la cripta di Santa Restituta, abbiamo inaugurato Santa Maria del Monte, l'anfiteatro del parco di San Michele, una marea di organi a Cagliari, di organi antichi a Cagliari e in provincia. Avete già detto tutto voi, collaborazioni, gli sponsor che speriamo ci diano una mano anche quest'anno, anche se i tagli dei contributi sono sempre maggiori, anche se abbiamo sentito che il nuovo Presidente della Giunta vuole investire in cultura, quindi lo aspettiamo alla prova dei fatti. Hai già parlato dei vari anniversari, hai dimenticato di citare l'anniversario di Carl Philipp Emanuel, ecco, Bach, con un concerto che omaggia il Sommo Padre, Johann Sebastian, però è l'anniversario del figlio quest'anno.
E a proposito, ci sono due concerti d'organo all'interno delle feste musicali per Sant'Efisio, il 1° maggio e il 4 maggio, feste musicali che sono tradizionali, cioè sono 18 anni che li abbiamo inaugurate, una sezione all'interno del festival. È stato tradizionale sempre il concerto del 1° maggio nell'organo della chiesa di San Sepolcro, inaugurato da noi, e quest'anno abbiamo replicato con un concerto anche il 4 maggio in un orario tale che si possa poi andare a vedere il rientro di Sant'Efisio nell'organo della Basilica di Santa Croce, e anche questo inaugurato da noi, come è normale che sia, perché è chi lontano.